Più di 150 tifosi hanno aderito all'iniziativa del centro di coordinamento Mantova Club per costituirsi parte civile nel processo del nuovo calcio scommesse. 150 firme raccolte, l'indignazione dei tifosi è tutta nel numero di adesioni all'iniziativa avviata dal centro di coordinamento Mantova Club, in fila all'Hotel Cristallo di Cerese per aderire alla proposta di class action con cui costituirsi parte civile nel processo contro il nuovo calcio scommesse. Speriamo che altre tifoserie di altre città seguano il nostro esempio, perché comunque riteniamo che appunto i tifosi abbiano subito una truffa veramente devastante. Ieri al Cristallo la rabbia dei tifosi era palpabile, alla luce degli ultimi sviluppi dell'inchiesta, dai quali è emerso un tentativo di Carlo Gervasoni di vendere anche la gara decisiva per la salvezza. Scoprire adesso, dopo qualche anno, che hanno venduto le partite fondamentali per la salvezza, per noi è stato un colpo al cuore tremendo. Siamo tutti delusi, quindi speriamo che almeno venga fatta giustizia e che questa azione nostra poi abbia un seguito anche da parte delle altre tifoserie. Se non avessero venduto quelle partite, quei 3 punti li avremmo fatti sicuramente, quindi molta rabbia. Gente che lavora, gente che si tassa per andare a vedere la propria squadra, vedere questi personaggi che ci portano via tutto, il piacere, la gioia. Sapere che perdevamo e avevamo già venduto la partita è stato un disastro per noi dopo. Speriamo di ottenere qualcosa, perlomeno a livello morale. Perché quello che poi soprattutto dopo gli ultimi sviluppi di oggi, questa qui è una dimostrazione che fanno di tutto per farti allontanare dal calcio. Resta il drammatico dubbio che se queste gare non fossero state vendute sarebbe arrivata anche la salvezza, come sostenuto dall'ex presidente Fabrizio Lori. Se effettivamente le partite non fossero state in pratica truccate, beh, insomma, c'era la possibilità per il Mantova quantomeno di essere ceduto in condizioni ben diverse da quelle che invece poi alla fin fine il bilancio ha presentato.